Eccoci qua, sempre presenti. E impressioni su questo primo maggio di quest'anno? Beh, molto simile a quello che avevo fatto anch'io, però io sono qui con un animo più sereno e rilassato, perché non ho la responsabilità, come avevo nel 2012 insieme a Virginia e Raffaele, di fare la presentazione del primo maggio. Ho visto Camilla, che è molto brava, è un'amica, una collega molto in gamba, e volevo dire una cosa. Dimmi. Guarda questa maglietta. Protect people, not borders. Proteggi le persone, non i confini. Io faccio parte, sono un testimonial dell'UNHCR, l'Agenzia ONU per i rifugiati, e stiamo mettendo insieme una bella gara di solidarietà per il popolo nepalese. Andate sul sito unhcr.it e donate, c'è tanta gente che ha bisogno, poverini, stanno male, aiutiamoli, siate generosi. Ecco, grazie di questo appello. Poi abbiamo sentito anche un appello che hai fatto nel palco, ricordiamolo. Per i lavoratori del cinema, il nuovo cinema L'Aquila a Roma, che purtroppo vivono un momento di difficoltà, e io spero tanto che loro riescano a risolvere i loro problemi. Nel frattempo le do la mia solidarietà e li abbraccio forte. Ecco, grazie tantissimo, sei sempre presente nel sociale. E poi ricordiamo, adesso abbiamo in uscita un film e poi anche un'altra sorpresa, un'altra novità. Beh, il film è uscito, si chiama Le Frise Ignoranti, e sta adesso nelle sale, è una commedia divertente che consiglio di andare a vedere. Io faccio anche una parte bella e romantica. Ecco, c'è anche Lino Banfi e il film appunto dove è stato svolto? Si è girato in Puglia, che è la terra dei miei genitori, quindi sono stato particolarmente contento. Dai, andate a vedere Le Frise Ignoranti, aiutate i popoli che stanno male. Grazie tanto Francesco, salutiamo e diamo un buon primo maggio a tutti quanti. Un buon primo maggio a tutti, con tanto amore, a presto, ciao. Grazie e complimenti, congratulazioni, ciao Francesco.